Grande Fratello 2018, scandalo in diretta, scatta l'espulsione immediata? Al cancelletto Grande Fratello 2018 si infiamma la polemica e nelle ultime ore c'è stato uno scandalo che ha fatto molto discutere il mondo social che segue con grande attenzione le avventure dei concorrenti rinchiusi nella casa più spiata d'Italia. Ieri sera ad un certo punto della diretta della seconda puntata del GF15 abbiamo visto che la polemica si è infiammata tra Filippo e Alessia, dopo che quest'ultima lo ha accusato di essere una persona falsa e calcolatrice. Ecco chi rischia la squalifica dal Grande Fratello 2018. Nel dettaglio abbiamo visto che Alessia si è scagliata duramente contro Filippo, perché considera finta la sua storia d'amore con Lucia, nata proprio questa settimana che il ragazzo era già in nomination, alla fine si è salvato al duello finale. Ecco allora che nel momento in cui Alessia puntava il dito contro Filippo, quest'ultimo è andato su tutte le furie quando si è recato in giardino. Scortato dalla sua nuova fidanzata Lucia, si è lasciato scappare una bestemmia che è stata sentita chiaramente dagli spettatori da casa che in quel momento stavano seguendo la diretta in TV su Mediaset Extra, clicca qui per vedere il video della bestemmia. L'espressione decisamente blasfema di Filippo è stata riportata subito in rete e sui social, dove moltissimi hanno postato il video della scena incriminata che adesso potrebbe mettere seriamente nei guai Filippo. Il tenebroso concorrente, infatti, a questo punto potrebbe rischiare anche l'espulsione definitiva dal reality show, dato che le regole del GF15 non ammettono tolleranza di fronte ad un caso di bestemmia. Bufera dopo le bestemmie al GF2018. Al momento, però, la produzione del reality show condotto da Barbara D'Urso non si è ancora pronunciata su quanto è accaduto ieri sera nella casa e quindi sull'espressione blasfema di Filippo. Di sicuro, però, dopo il grande clamore che la notizia ha suscitato sul web e sui social, che è da scommettere che la redazione del reality show di Canale 5 sta facendo tutte le dovute analisi per capire bene i fatti e quindi attestare se Filippo abbia bestemmiato per davvero oppure no. A questo caso di bestemmia, decisamente esplicito, si aggiunge un altro caso sempre di blasfemia che ha come protagonista Simone Coccia. Anche lui si sarebbe lasciato scappare un'espressione poco carina che è stata riportata ieri sera da Striscia la Notizia, in questo caso, però, l'audio non permette di capire bene cosa avesse detto il concorrente del GF15.